Buongiorno, allora siamo nel bagno, come potete ben notare, con tutti i miei prodottini, eccetera. Allora è domenica, siamo già belli arzilli, belli vestiti, come potete vedere con la felpina. E niente, stamattina non facciamo niente di particolare. Vi faccio passare una domenica tranquilla con noi a casa. Penso che è una delle poche domeniche tranquille che vedrete, se le vedrete mai. E volevo fare una maschera. Allora, all'Eurospin ho trovato delle maschere di quelle in tessuto che vi volevo far vedere se le trovo, se le riesco. Dove l'ho messe? Eccole. Allora. Ecco qua, allora all'Eurospin ho trovato uno stand con delle maschere in tessuto. Allora io le maschere in tessuto non le ho mai provate, ci sono da secoli ormai, penso che so l'ultima, so l'unica sulla faccia della terra che non l'ha provata ancora. Comunque, ne ho prese 6, ne ho prese 2 per il contorno occhi e 4 per il viso. Allora, quelle del contorno occhi sono queste due. Allora, ne ho presa una. Ora, effetto filler con veleno di vipera e acido ialuronico, che è questa qua. Non so quanto riuscite a leggere, comunque fidatevi, ed è praticamente una di delle maschere, diciamo, appunto proprio per il contorno occhi. E un'altra è questa qui, anti-age, arancia e mango. Sempre prese all'Eurospin, sono quelle che vanno in frigo. Infatti, mi sa che adesso quasi quasi le vado a mettere in frigorifero per 10-15 minuti prima dell'applicazione. Ok, invece di queste qui per il viso ne ho prese 4. Allora, due sono della stessa marca di quelle solo per gli occhi. Una è idratazione intensa con aloe e biocollagene vegetale, che è questa qui, e un'altra è anti-age, anche questa Gold 24 collagene naturale. Io sono un amante di queste maschere dorate perché ne ho un'altra di, come si chiama, di Avon, che utilizzo peel off, che mi piace tantissimo. E poi ho preso altre due che sono invece di quest'altra marca che è Biocore, prese sempre all'Eurospin, che sono una detox e anti-inquinamento. Ecco qua, detox e anti-inquinamento. Non leggete un cacchio, non leggete niente. Fidatevi sulla parola. Fidatevi sulla parola. Allora. Succo d'aloe, carbone, vegetali, alga, clamat, estratto di scorza di limone e attivi illuminanti, una. E l'altra è platino anti-age, con platino anti-age, tetrapeptide, sodio, ialuronato. Eccola qua. E queste, non so se vanno anche queste qua in frigo. No. Queste due non vanno in frigorifero, quindi mi sa che metterò una di queste due. Quasi quasi utilizzo questa qui detossinante. Detox e antinquinamento, vediamo un po' com'è. Poi volevo parlarvi di un altro prodotto. Stamattina vi voglio parlare di un paio di cose. Allora, ho preso su Amazon questo qui che è il Karl Boss, che è praticamente un gel al cocco, all'olio di cocco. Per i ricci, diciamo. Allora, io lo sto utilizzando, una bella confezione grossa perché sono 426 ml e io praticamente lo sto usando da un po' sui ricci. Perché? Perché una volta che io lì stamattina non l'ho messo, quindi non ci fate caso, però una volta che li lavo, io vado a mettere questo. Che tra parentesi, mi è quasi finito. Vado a mettere questo che è il Garnier Fructis Hydra Ricci Air Dry Cream, che è praticamente una crema che nutre e definisce il riccio.
da 400 ml. Questo mi pare che l'ho preso all'acquasapone. E questo qui praticamente io lo utilizzo quando i capelli sono ancora bagnati per dargli la forma. Ovviamente la forma del mio riccio dopo una nottata che ci passo sopra va a scemare, insomma non esiste più. La mattina ci vado a mettere questo, ce ne metto proprio una puntina perché è proprio un gel trasparente, pure buono di sapore. Di odore, scusate, è un gel trasparente, ne serve veramente pochissimo e praticamente va a ravvivare la forma del riccio senza appesantirlo e mi sta piacendo tantissimo. È di Aunt Jackie's, questa è la marca, l'ho preso su Amazon. Se voi su Amazon mettete Carl Boss, vi esce subito, diciamo, il gel. E io questo qui l'ho visto, mi sa, su una stories di Instagram di una ragazza che adesso però non mi ricordo il nome. E niente, mi ha un po' incuriosito, sono andata un po' a guardare, stavo cercando un prodotto per lo styling di tutti i giorni perché questo mi risulta un po' troppo pesante. Questo va benissimo se i capelli sono bagnati, ma secondo me per il mio tipo di capello è un po' troppo pesantino. Questo invece rimane più leggero, e gli dà proprio un effetto, riccio molto 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 carino, almeno per me, cioè, poi sono gusti perché c'è chi gli piace il riccio quello proprio sparato, afro, c'è chi gli piace il riccio quello definito, tipo Raffaella Fico che ha i ricci belli definiti, quindi dipende un po' uno come vuole il look. A me che piace insomma questo riccio un po', io non ho più un riccio ben definito, io ho un riccio boccoloso tendente al crespo ormai perché tra le tinte e robe varie l'ho praticamente uccisi, però diciamo che adesso non ci fate caso, li devo lavare, però diciamo che questo mi piace molto l'effetto che gli tira fuori perché proprio li ammorbidisce e li rende vaporosi al punto giusto e definiti al punto giusto. Niente, detto ciò, io adesso mi vado a fare appunto questa maschera. Quale avevo scelto? No, questa è il platino, questa qui, detossinante anti-inquinamento. Mi metto, quanto la devo tenere? 10 minuti. Ok, la metto per 10 minuti, mi metto nel letto, leggo un attimo, 10 minuti e poi niente. E dopo la levo e vi faccio sapere com'è. Di fuori è questa. Oggi una giornata veramente uggiosa. Stavamo vedendo Buffy con Aurora, ma adesso vado a leggere un po'. Allora, volevo dirvi una cosa, vi ho appoggiato un attimo sulla testiera del letto. Praticamente prima avete visto che ho tirato fuori delle cose di Halloween. In realtà io non vi ho fatto vedere nello specifico niente perché mi devono arrivare delle cose che ho ordinato, perché quelle che avete visto che tiravo fuori così sono cose che ho, diciamo, accumulato. Mi manca. Ogni tanto mi strozzo quando parlo, non so se capita anche a voi. Vabbè, erano cose che ho accumulato nel corso degli anni, ovviamente, prendendo un pezzetto un giorno, un pezzetto un altro giorno, un altro anno. Però diciamo che mi devono arrivare delle cosine nuove, quindi quando mi arriveranno, che tanto mi arrivano questa settimana,
Una volta che mi sono arrivate, ve le faccio vedere nello specifico tutte quante le cose e poi vi faccio vedere come le sistemo in casa. Noi quest'anno per Halloween abbiamo deciso di portare i bambini con degli amici, con i loro figli, eccetera, che sono comunque amici che vanno in classe con i miei. Abbiamo deciso di andare da una parte. Non vi dico dove perché sono un po' scaramantica, perché so pure che il tempo non sarà granché questa settimana che viene, quindi so un po' così. Sto un po' così, anzi così, sto un po' così, cercando di mantenere un certo mantra per evitare che succeda il disastro, però diciamo che ci stiamo organizzando e ci stiamo organizzando molto bene. Incrociate le dita anche voi per me e niente, adesso mi rimetto giù, ho acceso la stufa perché ho un po' freddino. E niente, loro giocano di là, strillano. Io non so come facciano. Già, questi strillano sempre, tutto il sacrosanto giorno, anche quando giocano, strillano. Ma cioè, ma i figli vostri fanno così. Vabbè, comunque, io mi sono rifatta la tisana come al solito. Ormai non me la faccio manco più vedere perché è ormai diventato un must delle mie giornate. Samuele è andato, come vi ho detto, a casa della madre un attimo. Di fuori c'è una giornata prettamente autunnale, cioè proprio grigia, grigissima. Infatti, prima con Aurora ci siamo viste tre episodi di Buffy, amantissima io di Buffy, di streghe. Infatti, poi quando vi farò il video, vi girerò il video dei libri che mi avete chiesto, vi farò vedere anche un paio di libri che ho preso che sono un po' il frutto di questa mia passione di questi telefilm, un po' così. E, vabbè, abbiamo visto Buffy, tre episodi, poi loro stanno giocando, io adesso invece mi metto nel letto e mi metto nel letto e un pochino leggo e un pochino mi guardo Ghost Whisperer. Che è un'altra delle mie serie preferite. Io praticamente mi ricordo che da piccola guardavo solo queste serie qua, erano le serie migliori. Ah, e poi, tra parentesi, sono imbestialita con Netflix perché Netflix mi ha fatto praticamente illudere di una serie che io guardavo quando ero più piccola, che mi era piaciuta tantissimo, che era Paso Adelante. Ora Netflix ci ha illuso praticamente per almeno 3 settimane che uscisse il primo di ottobre su Netflix questa benedetta serie. E invece è uscita sì su Netflix, ma su Netflix spagnolo. E io mi sono arrabbiata da morire perché io ero praticamente super gasata perché io praticamente ho passato la maggior parte della mia adolescenza ammirando questo benedetto telefilm e invece non ce l'ha fatto vedere, quindi faccio un appello a Netflix che tanto non sentirà mai e non vedrà mai questo video, però è un appello su unito a tutti gli altri appelli degli italiani che delle ragazze che come me si sono praticamente infervorate a guardare Paso Adelante. Per favore, Netflix, mettici Paso Adelante in Italia perché cioè, ci avete illuso con Paso Adelante che doveva uscire, invece niente. Vabbè. Vi lascio qua e semmai dopo vi faccio vedere la cena che non sarà niente di eclatante perché non ho voglia, il frigo piagne e quindi niente. A dopo.